bar a prendere un caffè. Andiamo al bar. Azione. Siciliano. Perfetto, il miglior cannolo. Veramente buono. Buonissimo. Siamo state davvero fortunate ad essere qui oggi. È primo in classifica per il miglior cannolo. Sai che ti dico? Sì. Venite con noi, andiamo a mettere le mani in pasta. Sì, andiamo. Farina di grano tenero, vero? No. Un goccino di grappa. Prova. Sì. Ok. Un attimo. E allora? Ok. È giusto. Okay. Benissimo. E allora? Uno. Già sono così. Sugna, vino, grappa, zucchero e uova. Ok. So, here we are inside the laboratory work with Santo and Andrea, our two master chefs for the cannolo. And here on the work table, we have all the ingredients. Soft wheat flour, lard, red wine, just some drops of grappa, sugar, and egg. Siamo finalmente dentro il laboratorio, vedremo la preparazione del cannolo. Abbiamo pasticceri Santo e Andrea. E tutti gli ingredienti sono stati preparati sul tavolo da lavoro. Abbiamo farina di grano tenero, lardo, vino rosso, qualche goccio di grappa, zucchero e un uovo. A lavoro! Farina will be mixed, so the wheat with the lard, zucchero, sugar, and the egg. Poi ci mettiamo soltanto il tuo. Only the yellow part of the egg. Facciamo sciogliere questi due ingredienti. All the ingredients will be mixed and combined. Poi ci mettiamo un goccino di grappa. Some drops of grappa. Un goccino di vino. Just a bit of red wine. It's a local red wine, isn't it? È un vino locale. Mio, sì. È suo. He produces himself. Quelle cose mie private. Oh, yeah, yeah, of course. Cose mie private. It's the better one. All the ingredients will be kneaded by hand. Tutti gli ingredienti verranno impastati tra di loro. Abbiamo messo della farina, il lardo, qualche goccia di vino rosso, qualche goccia di grappa e l'uovo. E rigorosamente verrà tutto impastato alle sapienti mani di Santo. Tra l'altro Santo precisa, il vino rosso che va dentro i cannoli è un vino di sua produzione. Peccato che non si possa sentire l'odore di vino. It's a very smelling flower of red wine. Ci siamo. One more time to knead the dough until arriving a very tender dough. It's a slow work by hand of kneading. Maybe relaxing. Lui si rilassa a fare questo lavoro. Sì. Ah. E già ce l'abbiamo pronto. Ok. Azione. The dough is done. Ecco qua, l'impasto è pronto per essere steso col matterello. L'impasto viene quindi steso con il matterello per ottenere una pasta, una sfoglia sottilissima. He just said to him to turn on the oil. Ok. From this dough, we have to obtain some discs. Bisogna ottenere dei dischi
questo è il albume. Ok. The discs will be rolled in these river reed tubes. And maybe from these river reed tubes comes the name of cannolo. With the remaining white part of the egg, we call the part of the cannolo. Just not to be the dove being detached. Today, in modern laboratory, to realize cannoli, other pastry masters use metal. Si avvolge la pasta realizzata in canne di fiume ed è probabilmente da qui che deriva il nome di cannoli. In questo laboratorio, che è un laboratorio tradizionale, ancora oggi si utilizzano le canne da fiume. In altri laboratori più moderni vengono utilizzate canne di metallo. Ho usato l'albume dell'uovo per collare le due parti della pasta in modo che durante la frittura non si stacchino. Allora, mettiamo qua. Aspetta, metto un altro lì, perfetto, perfetto. Ah, fascedda. La ricotta arriva sempre nelle fascedde. Esatto, giusto? In siciliano fascedda. In fascette di legno, quindi sono questi canestri, queste ceste di legno, come la tradizione vuole, e adesso la ricotta verrà mischiata allo zucchero. The ricotta arrives in some wooden baskets, as traditional ones, and the baskets called in Sicilian fascetti. Now the ricotta is left this way to absorb this sugar. We pass to the frying of the chowder. Ok. Poi ci mettiamo qui e la passiamo. Ok. E si fa così. The cream of the ricotta will be sealed this way. Questo è il primo. Ora facciamo, friggiamo le River reeds are fried in a very hot oil. Si procede quindi alla frittura dell'impasto in olio molto molto bollente. No, sugna. Sugna? Sugna, sì. Non è olio. Ok. Poi si gira così. La canna dentro, così. When a part of the test is ready, we remove the river reeds to let the remaining part to be fried. Una volta che una parte dei cannoli è già fritta, si toglie la canna per continuare la frittura nella parte rimanente. Poi si rigira di nuovo. The scorcia, the test, like the peel of fruit, so la scorcia is ready to be stuffed with the ricotta cream. Ecco qua, le scorce di cannolo, proprio come la buccia, in siciliano la buccia è a scorza, ecco quindi la scorcia del cannolo è pronta per essere farcita. I want you to note some details of these two cannoli. Both cannoli are prepared or were prepared from Santo e Andrea, but they are two different thinning dough. This is thin and this no. They are both very good cannoli, but this one is more adapted fit for a long remaining for the ricotta cheese inside. This, the thin one, is more crunchy, but both are very, very good. Crunchy of the cannoli, of the test of the cannoli, is a very good detail
of the cannoli because it goes in contrast to the smoothness of the cream of the ricotta. Aspetta, annecosia, e qui facciamo risultare la particolarità, annecosia non troverete mai un cannolo in vetrina. Ok, io me lo dico ora, così ne approfitto con questo discorso. Lo dico là? Okay. I would like you to know that a very good cannolo is to be stuffed at the moment in which you have to eat it, because the ricotta will be absorbed by the cannolo, the test, and the crunch is not so crunch as when you're eating. In Nicosia, no pastry shop, no pastry laboratory will show you a cannolo already stuffed before you enter into the pastry shop, isn't it? Non è vero? Sì. All the cannolo will be stuffed at the moment you have to eat it. Vorrei farvi notare la differenza tra due tipologie di cannoli. Entrambi i cannoli sono stati realizzati da questo laboratorio, da Santo e Andrea, ma sono di due spessori diversi. Questo è un po' più sottile e ha più bolle, questo è un po' più spesso. Cosa cambia? Questo più spesso viene utilizzato quando la ricotta deve rimanere più a lungo dentro il cannolo, in modo che la ricotta, assorbendosi nella cialda, non comprometta l'effetto crunch al biscotto. A Nicosia non troverete mai un fraggio in vetrina, un cannolo farcito. Ricordatevi, primo consiglio, il cannolo deve essere sempre farcito all'istante in cui dovete mangiarlo, in modo da tenere tutta la fragranza e il contrasto tra la cialda croccante e la cremosità della ricotta. Cominciamo a riempire. Ok, un altro. Possiamo? Azione. Now the ricotta cream is inside the test of cannolo. And it is completely stuffed of ricotta cream inside. E adesso procediamo con la farcitura del cannolo con la crema di ricotta. All'interno sarà completamente farcito. Così, ora vi puoi spiegare che si può mangiare soltanto cannella e cioccolato senza zucchero, che trova la fragranza meglio. Poi più bello se ci metti un po' di zucchero di avvelato. Okay. After the stuffing, we can strictly eat the cannolo like this one, simple, or to powder just a bit of cannella powder, or to decorate it with powdered sugar or chocolate drops. Sono poi gusti, come per mangiare pistacchi, tante cose. Sì, infatti è tutta una questione di gusto. Devo dire la verità che forse non arriva neanche al passaggio dello zucchero, perché è così buono che viene voglia subito di mangiarlo. Ready to be eaten. So our cannolo is ready to be eaten. And I remove my mask because I got a very great temptation to eat it. Smelling of cinnamon and poi guarda, i mostri possono sentire la fragranza. Okay.